prima decina di Stadio Niente Studio Marco Gullà. Ancora una fumata grigia. Per essere ufficialmente il nuovo allenatore del Palermo, Giuseppe Sannino dovrà probabilmente attendere la prossima settimana. Maurizio Zamperini ha incontrato Massimo Mezzaroma, patron del Siena, a Roma. Sono stati fatti passi avanti nella trattativa, che oltre a Sannino dovrebbe portare in rosanero anche Franco Brienza. Ma l'accordo definitivo non è ancora stato raggiunto. Sannino intanto attende a Taormina per un breve periodo di vacanza. Il presidente del Palermo, Maurizio Zamperini, ha commentato la notizia del giorno, cioè l'interessamento del Milan per Federico Balzaretti. Il Milan non compra neanche le brioche la mattina. Cosa volete che compri? Scherza il patrono rosanero. Per acquistare Balzaretti ci vogliono dei soldi. Non andrà mai al Milan. Mai. Vincenzo D'Ippolito, agente di Abel Hernandez, ha parlato del futuro del suo assistito. Non credo che Zamperini intenda cederlo. Il prossimo anno potrebbe essere il momento giusto per una cessione. Per quest'anno resta al Palermo. Pablo Cosentino, procuratore di Matias Silvestre, ha parlato del suo assistito e dice: Roma, stiamo parlando di un club importante e ambizioso nel quale Matias vorrebbe giocare. Ho spesso dei contatti con il direttore sportivo Sabatini, ma non c'è stato ancora nulla di deciso. Ci sono diversi club inglesi sulle sue tracce, ci sono delle trattative in corso all'estero, ma è ancora presto e bisogna considerare anche la volontà del Palermo. Si parla tanto di un mio trasferimento, ma per il momento ho un contratto con il Tijuana e dopo i playoff dovrò tornare. Parola di Ale Valorios, il centrocampista del club Tijuana che tanto piace al Palermo. Sono tranquillo in Messico, prosegue, come riportano anche Stadio News, e vedremo cosa succederà in futuro. I gioielli messi in mostra dall'Atalanta continuano ad attirare l'attenzione del Palermo. Dopo Gabbiadini e Dennis, il club rosanero avrebbe messo gli occhi anche su Ezequiel Schelotto, esterno destro di centrocampo. Sarebbe anche nel mirino del Genoa la chiave per aprire le porte del club orobico Giulio Migliaccio, richiesto ufficialmente dalla dirigenza nerazzurra. Entra nel vivo l'operazione Bradley. Il Chievo interessato al centrocampista sloveno Hasmin Kurtic, di proprietà del Palermo, è disposto a trattare, ma aspetta che il club rosanero faccia il primo passo. Abbiamo ormai da tempo manifestato apprezzamento per Kurtic, ha detto Sartori, è un giocatore che ci servirebbe. Il Palermo sa che Bradley è sul mercato. I dirigenti rosanero ci hanno chiesto informazioni sul nostro giocatore, ora aspettiamo che si facciano vivi per sederci ad un tavolo e trovare insieme l'accordo. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.